L'ultima fragranza di Serge Lutens è un'interpretazione del sandalo alquanto singolare. Già questo legno di per sé ha un sentore che richiama note più orientali, ma unita al cocco, alla rosa e alla fava tonca, sicuramente assume una caratteristica, o meglio una caratterizzazione più che altro singolare, diciamola così. In realtà a me ha anche riportato a un'altra fragranza sempre su di cui abbiamo parlato, che si chiama Jeu de Paume. Sarà l'associazione del sandalo con, in quel caso, l'albicocca, che sebbene sia un frutto e non una nota gourmand, comunque riporta un attimino a una. Un odore, riporta il sandalo, un odore più dolciastro, più particolare, impalpabile, come dire, che non rende prevedibile sicuramente la nota del sandalo, che come sapete è usata, è utilizzata, è utilizzata. E vi faccio vedere tra l'altro la sua ispirazione, che è stata duplice, vediamo se riesco a ingrandirlo. Da una parte questa personalità del Cinquecento che si chiama Suor Teresa d'Avila o Santa Teresa d'Avila, come vogliamo chiamarla, che è una personalità alquanto controversa. Sull'immagine che vi ho fatto vedere, che si trova, io ho scritto Serge Lutens, no, Santa Maiuscule, e ho fatto immagini, c'è scritto Obedi silenzi, silenzis meis non imperi. E che vuol dire obbedisci ai miei silenzi e non ai miei comandi. Io mi sono letto su Wikipedia la storia di questa suora, la questione di tutte le volte che è andata in estasi. Sapete che comunque queste sante, bene o male, spesso e volentieri nella storia sono andate in estasi, e questa estasi era anche un mix con il fatto di, come dire, essere astinenti a livello anche sessuale. Infatti qua c'è tutta una parte anche su di lei che parla di quando lei ha scritto nei suoi vari scritti, ha riportato un'esperienza che ha avuto, in cui diceva: gli vedevo nelle mani un lungo dardo d'oro che sulla punta di ferro mi sembrava avere un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e quando lo estraeva sembrava portarselo via lasciandomi dolcezza, no scusate, lasciandomi tutta infiammata di grande amore di Dio. E poi va avanti: il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere dei gemiti, ma era così grande la dolcezza che mi infondeva questo enorme dolore che non c'era da desiderarne la fine. Vabbè, potrei andare avanti e divertirmi ancora di più. Abbiamo capito che Serge Lutens comunque un po' va sempre a prendere dei personaggi particolari, ma poi c'è tutta anche una storia legata più che altro a lui, di quando andava a scuola e il maestro lo cazziava perché nei temi scriveva riguardo a dei nomi, in particolare mi sembrava ci fosse oro. Era una storia, parlava di oro, fiori, principi, principesse e così, e lui scriveva tutto con la lettera maiuscola, ogni parola. Poi a capire se è vero, comunque esattamente come nell'immagine, scriveva tutto articolato con la lettera maiuscola, perché lui. E quando il maestro gli chiede cose, gli chiede spiegazioni, lui dice: perché sono io, quindi lui è una principessa, è un fiore, è tutto questo. Non lo so, secondo me è tutto un bel pacchettino confezionato sempre per ricordarci la stravaganza di Serge Lutens e farci dimenticare che c'è sempre Shiseido dietro a questi profumi. E per quanto riguarda la fragranza, che forse a voi interessa di più, io l'ho trovata comunque fine a se stessa, nel senso una fragranza che appunto, esattamente come Jeu de Paume, vuole essere particolare, vuole lasciare un segno anche subito, cosa che in teoria è anche contro, a mio avviso, questo tipo di fragranze, e forse non è pensata per essere portata, perché comunque nel caso di Jeu de Paume sapere di panetteria è comunque particolare, e in questo caso anche che non è appunto
lontanissimo non c'è il sentore di pane, però avere questo tipo di odore addosso, a mio avviso, sicuramente per alcuni può essere, per chi si vuole far vedere e ostentare in tutto e per tutto la propria presenza, può essere in effetti la chiave magari che vuole dare luce, la chiave maiuscola al sandalo come alla persona che lo indossa. Non lo so, solamente Serge ce lo potrebbe dire. Serge, se ci senti, mi raccomando, lasciami un commento sotto come immagino tu abbia pensato già di fare e a presto con un'altra fragranza a tema sempre legno.